Vabbè, il sole è alto nel cielo in questa canzone, perlomeno fuori non troppo, però ce la facciamo andare bene. Poi parliamo di argomenti interessanti che solleticano il nostro palato e di conseguenza si sta sicuramente meglio. Allora, come preannunciato, siamo pronti per raccontarvi che cos'è il pane mezzo sale. Con noi c'è il direttore sanitario dell'ULS 15 di Padova, capofila proprio di questo progetto, il dottor Sandro Artusi. Dottore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, innanzitutto cominciamo a spiegare per bene cosa significa pane mezzo sale. Pane mezzo sale è uno slogan con la quale presentiamo un progetto di prevenzione primaria. In pratica vorremmo cambiare gli stili di vita per mantenere la salute. Questo progetto, che è stato fatto insieme tra le tre aziende sanitarie della provincia di Padova, insieme con la Confcommercio, Ascom e la Federazione Nazionale Italiana di Panificatori, si ripromette di produrre e incentivare il consumo di pane con mezzo sale. Ecco di qui lo slogan pane mezzo sale. Ecco, ma mi spieghi, dottor Artusi, evidentemente noi ne consumiamo troppo di sale. Ecco, il problema è questo, che se ne produce statisticamente il doppio di quello che viene suggerito. In pratica ne assumiamo ogni giorno circa 10 grammi, quando forse lo standard, il gold standard sarebbe di metà, appunto di 5 grammi, e con il pane ne assumiamo una buona parte, il 25%, insieme con tutti gli altri cibi. E quindi ridurre l'apporto del sale, diciamo che può, anzi assolutamente è stato dimostrato statisticamente e scientificamente, che questo può comportare una drastica riduzione dell'ipertensione e quindi delle patologie cardio e cerebrovascolari. Addirittura si parla, se ci fosse questa buona abitudine, addirittura di ridurre del 24% gli ictus e comunque di ridurre di molto la terapia antipertensiva a cui devono tanti soggetti sottostare una volta registrata una pressione alta. Perfetto, bene. Quindi una iniziativa molto importante, sì. Utile per combattere l'insorgere, come sentivamo dal dottore, di tante malattie. Il pane mezzo sale, che si può mangiare, certo. Bene, ma rimanere in salute. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che si può anche approfondire la tematica sulla nostra pagina Facebook, su Twitter e chiaramente sui link che stiamo per pubblicare. Grazie quindi al dottor Sandro Artusi per essere stato con noi. Prego, buongiorno. Grazie, buona giornata. Buongiorno.